Eh sì, ho proprio un brutto viziaccio. Sapete qual è? Tutte le volte che si parte, in caso di pioggia, quindi quando carico il camper e piove, cosa faccio? Apro sempre il tendalino, come ora in questo caso. In questo caso non sta piovendo, è brutto, però non piove ancora, ma l'ho aperto per un motivo ben preciso. Che succede? Io carico, quando si parte il tendalino lo vado a chiudere. E poi rimane bagnato. Rimane bagnato nel tempo, tutte le volte. Poi, sinceramente, non lo apriamo quasi mai il tendalino. E cosa succede? Vi faccio vedere, avvicino. Vedete com'è conciato? Ok, è veramente molto molto sporco. Ho già provato a pulirlo con alcuni tipi di prodotti. Faccio vedere anche qua, dove qui è sporco, io anche se vado a strusciare con questa panna che è già pulita, cioè, l'ho strusciato per pulirlo. Come si vede, non vengono via le macchie. Questo un pochettino mi faceva pensare che pulirlo sarebbe stato veramente un problema. Fine settimana ero con Aqua Travel su a Lido di Dante per l'evento e guardando tutti i vari prodotti e diciamo studiando tutto quello che ha, gli ho chiesto per il tendalino, visto che avevo trovato sul, ora lo prendo così ve lo faccio vedere, sullo scaffale, sul tavolino, pulitore tendalini. Mi ha detto: non ti preoccupare, è sporco, te spruzzi questo a secco. Quindi quando il tendalino è asciutto non deve essere bagnato, lo spruzzi, lo lascio agire un attimo, passi con una spugna e risciacqui. Vedrai che il tendalino torna come nuovo. Ora, questo è veramente sporco, non penso che possa tornare come nuovo, però diciamo che anche se leva il 70% sarebbe veramente un risultato eccezionale. È bene farne un pezzo per volta, sempre con i prodotti. E non vanno lasciati più di tanto lì, perché chiaramente lasciare lì un prodotto vuol dire farlo agire tantissimo. In questo caso ne facciamo un pezzettino e poi puliamo, ne facciamo un pezzettino e puliamo, ne facciamo un pezzettino e puliamo e vediamo il risultato. Io direi di iniziare, andiamo a spruzzare, andiamo a vedere in un angolino cosa succede. Allora, tendalino bello flush, perché l'ho allungato il più possibile per andare a lavare fino in cima e quindi non lasciare la riga di sporco, perché sapendo che non l'ho pulito tutto mi dà noia. Allora, ho pulito e guardate un po' il risultato. Guardate, si vede questa parte qua, l'ho spruzzato e pulito, si vede benissimo come è sporco e come è pulito. Se vado a farvi vedere di qua com'era, il tendalino è in queste condizioni, quindi è veramente sporchissimo, sporchissimo. E qui era anche messo ancora peggio e guardate, è... Non posso dire che sia tornato come nuovo, ma siamo sulla buonissima strada. Proseguo e vediamo un attimo, vi faccio vedere mentre lo do cosa succede. Allora, tanto per far vedere che funziona veramente, questo è il tendalino. Ok, quindi si vede che è bello sporco. Vado a spruzzare il prodotto che è pulitore tendalini, semplicemente. Vado a bagnare la superficie in maniera che sia bagnata tutta completamente. Quindi diciamo che arriviamo fino qua. Ok, quindi si vede che è lucida, che è bagnata. Ne ho fatto un pezzettino, chiaramente non ne faccio un'infinità, se no poi diventa un problema andarlo a ripulire e ricordarsi fino a dove siamo arrivati. E si può già vedere, guarda dove è calato, guarda un po', sta già struggendo la parte che ha bagnato. Sto già portando via lo sporco. Senza neanche passare, ha già staccato lo sporco. Porca miseria, questo va veramente tanto. Alla si posa il prodotto, torno su. Io ho una spugnetta, in questo caso sono queste spugnette qua. Io le uso per i vetri quando sono per lavoro. Questa è una vecchissima e ormai gratta anche poco, quindi non è molto aggressiva. Vado a pulirlo con questo e vedete cosa succede. Allora, vado su e ve lo faccio vedere. Cambio mano perché non riesco se no a lavorarci. Allora, giro, vado con la spugna, guardate già come ha agito il prodotto. Penso che si veda benissimo che è veramente una cosa spettacolare.
No, veramente. Guardate qua. Guardate come viene via. Wow. Spettacolo. Si vede proprio come sta staccando lo sporco. Ha detto che era veramente molto molto sporco, il perfetto non sarebbe venuto, però secondo me non è per niente male. Vado a prendere il pannettino, andiamo a levare il prodotto così si inizia a vedere il risultato a modo. Guardate, penso che la differenza sia veramente netta. Cioè non c'è paragone, si vede benissimo, guardate dove sono arrivato e dove non sono arrivato, è veramente eccezionale. Continuo perché ho preso soddisfazione e io lo pulisco tutto. Guardate il risultato, io direi che cioè, basta solo vederlo per capire. C'è qualche ancora macchia, però chiaramente faccio vedere di sopra. Penso che il risultato sia veramente esagerato. È un tendalino che potrei dire quasi sembra nuovo, è veramente tornato ai vecchi splendori dopo tutti questi anni di sporco. Chiaramente era stato lavato, ma con prodotti non specifici, quindi sempre con prodotti normali, tranquilli, quelli che lavavo anche il camper, era sempre stato lavato in quella maniera, però non riuscivano a portare via tutto questo sporco. Questo sporco avevo provato diversi prodotti per portarlo via, ma non veniva via, quindi non c'era maniera di portarlo via e diciamo ritornare al vecchio bianco. Fabio mi ha detto questo prodotto spettacolo. Dopo chiaramente il prodotto sempre bene usarlo, io ho sempre questa mia diciamo in testa di usarlo quando non ci batte il sole, quindi quando le superfici sono fresche, non devono essere calde, si dà il prodotto, si passa, si risciacqua in maniera veloce, poi alla fine l'ho sciacquato tutto, gli ho dato una bella passata con un sapone, quello che usavo sempre, sapone con cera, come al solito quello che lavo anche il camper, e l'ho riportato bello sciacquato senza prodotto, quindi ho tirato via tutto il prodotto che poteva essere rimasto in qualsiasi angolo e direi che il risultato, ragazzi, è spettacolare, è veramente perfetto. Bene, vi ringrazio anche questa volta per avermi seguito in questo video, ci vediamo al prossimo video e al prossimo prodotto, ragazzi, che se funzionano tutti così è uno spettacolo. Già alcuni l'ho provato e funzionano benissimo, questo conferma la regola. Ciao!